Abbiamo dedicato un paio di puntate a Niccolò Cusano, ma in realtà forse il più importante platonico del Rinascimento italiano e non solo italiano fu Marsilio Ficino, il fondatore dell'Accademia Platonica Fiorentina, il traduttore di moltissime opere di Platone e poi uno che tentò di aggiornare in un certo senso anche il pensiero platonico alla nuova sensibilità del Rinascimento. Oggi ne presentiamo le idee, le opinioni, anche l'apporto importante dal punto di vista della storia e della filosofia, cominciando subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 152esima puntata, il platonismo di Marsilio Ficino. Eccoci nuovamente insieme, ben trovati, spero stiate bene, per parlare per una ventina di minuti di filosofia e in particolare di filosofia del Rinascimento. Già da un po' stiamo affrontando questa grande pagina, importante pagina della storia della filosofia che segna una svolta sotto diversi punti di vista, ma oggi più che di svolta dovremmo parlare anche di continuità, perché il personaggio che andiamo ad approfondire oggi, appunto questo Marsilio Ficino, fu certo anche innovativo per certi aspetti, ma anche un grande continuatore, in particolare di Platone. Allora partiamo intanto dalla sua vita, come sempre ovviamente. Marsilio Ficino era un pensatore toscano, nasce a Figline, Val d'Arno, attorno al 1433 e muore nel 1499 dopo aver operato quasi tutta la vita a Firenze, dove diventa assoluto protagonista e questa città è chiaramente il baricentro di tutto il mondo rinascimentale, non solo filosofico, ma anche artistico, culturale in senso ampio. È famoso per varie cose, in particolare perché, come vi anticipavo già nella premessa, fonda una accademia, l'Accademia Platonica Fiorentina, la prima accademia che riscopre proprio il pensiero platonico già nel nome, in fondo, la prima delle grandi accademie rinascimentali, ma poi si occupa anche di tradurre in latino tutti i dialoghi di Platone. Come abbiamo visto qualche puntata fa, infatti, in questa fase storica c'è una riscoperta di Platone che era stato, non dico dimenticato, ma poco conosciuto durante il Medioevo. Durante il Medioevo, soprattutto anche nell'ultima parte, si erano studiati molto alcuni dialoghi platonici, il Timeo ad esempio, si era studiato il pensiero platonico tramite la mediazione di Agostino ad esempio, oppure del neoplatonismo ancora di più, ma il vero testo platonico era abbastanza sconosciuto, ad esempio la Repubblica stessa non era conosciuta. L'opera di recupero di questi testi si deve agli umanisti, non solo Ficino, ma anche e soprattutto Ficino, che per primo traduce tutto il corpus letterario di Platone. Ne traduce dal greco al latino, rendendoli di fatto disponibili al mondo intellettuale europeo. Non solo li traduce, ma li commenta anche ampiamente. Poi tra l'altro traduce anche le Enneadi di Plotino. Insomma, si dà molto da fare da questo punto di vista. E questo porta a un vero e proprio rilancio. Noi tra qualche puntata, tra qualche settimana, inizieremo a vedere anche altri pensatori magari non prettamente platonici, che però rimangono fortemente influenzati anche dallo stile letterario di Platone. Torna di moda il dialogo, ad esempio. Tornano di moda le utopie, alla maniera della Repubblica platonica, perché proprio c'è una riscoperta di testi che si conoscevano poco o per nulla. E il merito va sicuramente ascritto in larga misura proprio a Ficino, che fa una grande opera di recupero filologica di questi testi. E poi però, ovviamente, Ficino non si occupa solo di tradurre e commentare, poi riflette anche lui, riprende in mano il platonismo e, come vi dicevo, tenta anche però contemporaneamente di adattarlo alla nuova sensibilità. Lui ritiene che Platone sia il più grande filosofo di ogni epoca, sia il maestro indiscusso, che ci si dovesse appellare sempre comunque a Platone. Ma ovviamente Platone aveva scritto prima dell'avvento del cristianesimo, oggi il mondo cristiano, il mondo europeo è appunto segnato anche dal cristianesimo. E allora bisogna anche dire questo, che tra tutti i rami della riflessione di Platone, tra tutti gli accenti che Platone aveva sottolineato di volta in volta, Ficino accentua in particolare quello relativo all'aspetto mistico e all'aspetto religioso. Platone è un pensatore complesso. Se vi ricordate, quando l'abbiamo trattato in moltissime puntate del nostro podcast, ci siamo via via soffermati su diversi ambiti. Prima abbiamo parlato delle idee, e quindi tutta la dottrina delle idee, della reminiscenza, il destino dell'anima, l'anima che vola, che è tripartita, eccetera. Poi abbiamo parlato dell'amore, poi abbiamo parlato della politica, la repubblica e via discorrendo, tanti altri temi. Ovviamente Platone, essendo così ampio, così anche capace di cambiare idea lungo gli anni, offre tante diverse interpretazioni possibili.
e ogni pensatore che va a riprendere Platone può darsi che accentui un aspetto della riflessione di Platone e magari trascuri in più un altro. Ficino non è esente da questa caratteristica che è propria di ogni, ovviamente, commentatore. E lui in particolare, ripeto, accentua l'aspetto mistico e l'aspetto religioso, forse anche perché ormai siamo in epoca cristiana, forse anche per la sensibilità tipica del Rinascimento. A Ficino interessa soprattutto questo: come dal nostro mondo si possa giungere in qualche modo a Dio, come dal nostro mondo si possa giungere alle idee eterne. Quell'aspetto, il resto, gli interessa relativamente. La politica gli interessa relativamente, la logica gli interessa relativamente. Questo è l'aspetto che più lo interessa e lo colpisce. E quindi possiamo dire che c'è proprio un tentativo di fondere in un certo senso il platonismo con l'aspetto e la sensibilità religiosa dell'epoca. Non è un caso infatti che i seguaci dell'Accademia Ficino in primis tentino anche di dimostrare come il pensiero platonico derivi tramite una vera e propria tradizione ininterrotta tramite maestri che insegnano ad altri, addirittura dall'insegnamento di Mosè. Cioè cercano di ricondurre in fondo la filosofia platonica greco-ateniese alla sapienza mosaica, alla sapienza ebraica e quindi alla Bibbia e quindi alla religione. Questo tentativo abbastanza forte, che per carità non stravolge il pensiero platonico, perché in Platone c'erano certo anche accenti mistici, anche accenti religiosi, ma ovviamente passa in parte anche attraverso il neoplatonismo, che più di tutti aveva già accentuato questo aspetto mistico, misticheggiante del platonismo. C'è però anche qualche differenza rispetto a Plotino, perché, ripeto, già Plotino aveva insistito molto sull'ascesi, sulla salita verso l'uno o Dio, che dir si voglia. Ficino però, diciamo che riprende questo aspetto mistico, riprende un po' di neoplatonismo, ma lo adatta molto ai nuovi tempi. E per capire in che modo e in che senso il platonismo di Ficino è un platonismo tipicamente rinascimentale, dobbiamo appellarci all'unica, forse, dottrina originale di Ficino, che è quella dei cinque gradi della realtà. Allora, l'aspetto più interessante del pensiero di Ficino è proprio questo. Lui individua cinque gradi della realtà, cinque livelli proprio, che vanno dal più basso al più alto. Il più basso è il corpo, poi segue la qualità, poi l'anima, poi l'angelo e infine Dio. Cinque gradi, ripeto, il corpo, la qualità, l'anima, l'angelo, Dio. Ovviamente più basso è il corpo, il più alto è Dio. Non è una cosa nuova nel pensiero platonico e soprattutto neoplatonico. Già Platone, vi ricordate, aveva parlato dei gradi della bellezza, dei tanti scalini che potevano essere compiuti per passare dal nostro mondo al mondo degli dèi. E questo tema era stato ripreso e sicuramente anche ampliato dai neoplatonici, da Plotino, che aveva parlato dell'ipostasi, le ricordate, che in realtà non arrivavano fino al nostro mondo perché c'era l'uno, l'intelletto e l'anima, e poi c'era un salto per arrivare alla materia che era invece negazione dell'essere, lontananza dall'uno e così via. Quindi in realtà, certo, termini un po' nuovi, una scala lievemente diversa, ma non è una grandissima novità questa qua proposta da Marsilio Ficino. Però bisogna notare anche qualche piccola differenza, ad esempio che l'anima occupa qui la terza posizione, ripeto, corpo, qualità, anima, angelo e Dio. Terza posizione che è, fa notare lo stesso Ficino, equidistante sia dal corpo sia da Dio, è proprio a metà strada di questo percorso. E proprio per questo l'anima ha un ruolo fondamentale, perché sta nel mezzo sia ascendendo dal corpo verso Dio, sia discendendo da Dio verso il corpo. È una posizione che potremmo definire mediana, una posizione importantissima, che Ficino chiama anche nodo vivente della creazione, copula del mondo, proprio perché sta a metà via tra l'uomo e Dio, in pratica l'anima. E per questo, dice Ficino, l'anima ha un ruolo importantissimo nel sistema. Intanto è indistruttibile ed infinita, e questo, vabbè, lo diceva anche il cristianesimo ovviamente, ma soprattutto l'anima ha un ruolo di mediazione, fa da mediatrice tra il mondo terreno, dei corpi, della materia e Dio che è perfetto e infinito. Un'opera di mediazione che però, dice Ficino, e questo è l'aspetto anche questo un po' più originale, si esplica soprattutto tramite l'amore. L'amore è quella forza che unisce tra loro le diverse parti della creazione, che unisce Dio e il corpo, che unisce la qualità e l'angelo, che unisce tutti i cinque gradi, che riesce a creare una sorta di unità. Quindi l'amore è la forza che dà ordine al caos, dirà anche così Ficino, che dà senso alla realtà, che permette anche alla materia di organizzarsi
e tramite questa organizzazione tendere verso l'ordine, verso la perfezione divina. Pare quasi di sentire un eco di Empedocle, se vi ricordate, il presocratico che aveva molto insistito sulle forze cosmiche dell'amore e dell'odio. L'amore univa, l'amore metteva insieme, l'odio separava. Ecco, qui c'è un piccolo influsso anche di Empedocle, perché l'amore è ciò che struttura le cose, che le plasma in un certo senso, che permette alla materia di superare il suo caos, la sua incompiutezza, la sua peccaminosità anche, e di avvicinarsi verso Dio. Però è un avvicinamento che procede tramite l'anima. Quindi l'anima, sede dell'amore, ha questo arduo compito di concretizzare il legame tra il mondo e Dio, tra l'alto e il basso, tra l'infinito e il finito, tra il perfetto e l'imperfetto, ovviamente. Ripeto, niente di esageratamente nuovo, perché già Plotino aveva parlato di ascensione e discesa in un certo senso, ma la grande differenza è che questo percorso è compibile, si può fare, e lo può fare l'uomo. In Plotino, se vi ricordate, avevo parlato di ipostasi, ma le ipostasi si fermavano un'anima che era un'anima universale sostanzialmente, non tanto l'anima individuale. E poi c'era un salto verso la materia, verso il nostro mondo, come a dire che questo passaggio dal mondo a Dio è molto complesso, è molto difficile. Infatti si poteva anche tentare di ascendere, ma bisognava fare un salto mistico proprio nella ascesi per avvicinarsi all'uno, che rimaneva comunque indicibile, non descrivibile, lontanissimo. Invece qui in Ficino c'è un approccio diverso, un approccio più propriamente rinascimentale, e adesso lo sottolineiamo. Qual è questa differenza? Che per Plotino al centro di tutto questo discorso, di tutti questi passaggi, di tutti questi gradi, c'era sempre l'uno. L'uno era il punto di riferimento massimo, era il baricentro di ogni discorso filosofico di Plotino. In Ficino invece il baricentro si sposta, e si sposta sull'uomo. L'anima che fa da tramite, l'anima che troviamo dentro di noi soprattutto. E quindi noi stessi abbiamo questo compito di farci guidare dall'amore e tramite l'amore dare senso al nostro mondo. L'uomo diventa protagonista, certo sempre in relazione a Dio. Dio sta lì, Dio sta alla fine del percorso ed è verso di lui che dobbiamo puntare gli occhi in un certo senso. Quindi il discorso ovviamente di Ficino rimane platonico e rimane cristiano. Ma l'uomo ha un nuovo ruolo importantissimo, fondamentale, uno snodo fondamentale. E questo è tipico del Rinascimento, l'abbiamo detto tante volte, no? Si sposta l'attenzione da Dio all'uomo. E qui lo si vede, no? Dio è ancora ben presente, Dio è ancora in questa stessa catena, ma sembra quasi passare in secondo ordine rispetto all'anima che ha questo ruolo arduo e importante. Quindi l'uomo diventa protagonista, l'uomo diventa il punto di svolta della creazione. Questo è un po' il senso della riflessione di Ficino. Una riflessione che avevamo in parte visto anche in Cusano, se vogliamo tirare un po' le somme. Se vi ricordate, anche Cusano aveva parlato molto dell'uomo, dei suoi limiti conoscitivi, paragonandolo alla conoscenza di Dio, no? Vi ricordate il poligono iscritto in un cerchio e quindi la dotta ignoranza? Ebbene, Ficino e Cusano sono più simili di quanto possa sembrare a prima vista, perché certo affrontano due tematiche lievemente diverse, ma alla fine entrambi si concentrano sull'uomo mostrandone i limiti, la lontananza anche da Dio, la differenza rispetto a Dio, ma pur mostrando i limiti dell'uomo, la finitudine dell'uomo, danno senso a questa finitudine, perché danno un ruolo importante a questa finitudine. Cusano parla di ignoranza, che però è anche dotta, perché l'uomo, pur non potendo raggiungere Dio nella sua conoscenza, è sapiente quando sa di non sapere, quando ammette di avere dei limiti, e quindi ha una sua dignità, potremmo anche dire, nell'ammettere i propri limiti. E la stessa cosa fa in fondo Ficino, da una prospettiva lievemente diversa, ma non così tanto diversa, perché Ficino ci sta dicendo che l'uomo è proprio ontologicamente diverso da Dio, e vabbè, era anche scontato, ma questa sua diversità da Dio, questa sua anche lontananza da Dio, non lo rende meno importante in fondo, non lo rende meno nobile, perché ha anche un ruolo fondamentale, che è quello, dicevo, di dare ordine al mondo tramite l'amore, di elevare il mondo stesso. Quindi c'è anche una certa fiducia nell'uomo, voglio dire. L'uomo, pur con tutti i suoi limiti, pur con tutte le sue incapacità, può elevarsi, può già qui sulla terra, già adesso, ora, davanti ai nostri occhi, passare verso o avvicinarsi a una dimensione nuova, una dimensione superiore, una dimensione che lo avvicina a Dio. In Platone questa dimensione non era poi così forte, se vi ricordate. Certo, la bellezza elevava, certo, c'erano la matematica e altre discipline che potevano far saltare l'uomo al di là della
della vita terrena, della vita fallace, del divenire, eccetera, ma in fondo l'uomo nel mondo viveva come dentro una caverna, eh? Qui invece sembra quasi che nel mondo l'uomo possa anche star bene, possa trovare una sua dimensione, possa trovare un suo ruolo, possa avvicinarsi a Dio. Segno di un nuovo atteggiamento, di una nuova rivalutazione del mondo che sta diventando un po' la norma in questo Rinascimento, che vedremo ancora, perché tra poco parleremo anche di Giovanni Pico della Mirandola, l'autore di quella famosa dissertazione sul De Hominis Dignitate, di cui abbiamo già parlato, ma che vedremo anche maggiormente nel dettaglio. Insomma, confermeremo ulteriormente questo ruolo importante dell'uomo. Però, ultima cosa, faccio notare anche questo. Certo, l'uomo è importante, l'uomo è lo snodo, l'uomo è il punto fondamentale di svolta, ma l'uomo è anche limitato. Sia Cusano che Ficino ci mostrano le possibilità dell'uomo, il suo ruolo attivo, la sua dignità, ma ci mostrano anche i suoi limiti, perché Cusano parlava dell'ignoranza dell'uomo e Ficino ci dice: attenzione, l'uomo è distante comunque da Dio. Quindi è un discorso ancora ambivalente. Questa ambivalenza tornerà anche in altri pensatori, perché certo ci saranno pensatori che esalteranno l'uomo, ma nessuno veramente si dimenticherà anche dei limiti di questo uomo, e quindi una consapevolezza maggiore di pregi e difetti, potremmo dire, dell'essere umano. Ecco, questo era quello che secondo me c'era oggi da dire per parlare velocemente, avete visto, di Marsilio Ficino. Il suo ruolo filosofico è stato anche importante per inquadrare ovviamente un cambio di prospettiva, ma è soprattutto il suo ruolo storico a essere decisivo, perché il recupero dei testi platonici, la fondazione dell'Accademia sono due operazioni che hanno inciso pesantissimamente sulla storia ovviamente di Firenze, dell'Italia, ma del Rinascimento in generale e quindi anche della filosofia successiva. Se troveremo, solo per fare qualche esempio, Tommaso Campanella che scrive La città del sole o Tommaso Moro che scrive Utopia, e li troviamo tra pochissimo, sarà anche per merito di Ficino, che ha portato la Repubblica di Platone all'attenzione degli intellettuali europei. Se troveremo citazioni dell'Atlantide in Bacone, se troveremo tanti altri riferimenti al platonismo anche da filosofi non platonici, sarà anche e soprattutto proprio per merito delle traduzioni e dei commenti di Marsilio Ficino. Quindi un intellettuale a tutto tondo che ha segnato il Rinascimento italiano e che merita quindi di essere citato, sottolineato, studiato ampiamente. Per oggi però direi che possiamo chiudere qui. Vi ricordo che il podcast lo trovate su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma vi ricordo anche che su queste stesse piattaforme potete ascoltare, se volete, il podcast gemello che si occupa principalmente di storia e si intitola, con un titolo originalissimo, Dentro alla Storia, però è facile da ricordare ed è facile da trovare. In più vi ricordo anche che se siete interessati a spiegazioni di filosofia o di storia, anche di epoche diverse rispetto a quelle che stiamo trattando in questo periodo nei podcast, potete cercarmi su YouTube, basta scrivere Ermanno Ferretti oppure Scrip nel campo di ricerca e compaiono migliaia e migliaia di video. Il canale conta, al momento in cui registro, credo quasi 1100 video su ogni fase, su ogni aspetto della storia, della filosofia e dell'educazione civica, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. In più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando pubblico i podcast, quando pubblico i video e poi altre iniziative che ogni tanto metto in campo, incontri, riflessioni varie e così via, ci sono i social network Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate col nickname di Scrip, oppure, e la consiglio caldissimamente, c'è anche una newsletter gratuita e settimanale che mando ogni lunedì sera. Per iscriversi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it e lì subito in home page compare il modulo per lasciare la propria email. Appunto, una volta a settimana arriva questa corposa, lunga email dove facciamo il punto dei libri che sto leggendo, dei film che sto vedendo, di riflessioni varie tratte dall'attualità o da questioni sociopolitiche, culturali, educative che mi hanno colpito, e poi video che ho fatto, podcast che ho registrato, anticipazioni sulle cose in arrivo, insomma davvero tanta roba, quindi vi consiglio di provare a seguirla, gratis, costa niente, e se siete interessati a queste materie può essere, spero, stimolante e interessante. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di filosofia rinascimentale, di filosofia fiorentina. Dicevo, la prossima volta parleremo di anche Pico della Mirandola, poi abbiamo Pomponazzi, abbiamo ancora qualche italiano rinascimentale, poi passeremo anche alla filosofia europea, alla riforma di Erasmo da Rotterdam, a Lutero, insomma ci sono bei temi all'orizzonte. A presto.